I Crusa Team contro The Jets si gioca per il playoff nella Champions Cup over 40. Formazione nero-verde che parte decisamente meglio. Michele Littera, la sua punizione traversa, poi Fabrizio Farci girata a pallone di poco sul fondo. La risposta dell'Icnusa con la punizione battuta da Mura. Mata si distende alla sua destra e dice di no. Vantaggio Icnusa al sesto minuto con Giuseppe Mura che beffa Sergio Mata sul suo palo. La risposta della formazione nero-verde con Michele Littera che ci prova da due passi, semplicemente sontuosa la risposta di Alessandro Franceschini. Al 18° il raddoppio di Crusa Team realizzato ancora da Giuseppe Mura. Sempre Giuseppe Mura, scatenato, manco a dirlo. Al 22° realizza il punto del 3-0. La partita sembra sostanzialmente già finita, se non fosse che un minuto dopo la riaprirà con uno splendido calcio di punizione dal limite Giuseppe Melis. Nel finale di primo tempo, The Jets ancora pericolosissimo, prima con Farris che entra in area di rigore dalla destra e viene respinto dall'estremo difensore Alessandro Franceschini. Poi con Melis, nella circostanza sarà bravissimo Fabrizio Filippini. Andiamo al secondo tempo che si apre col palo colpito da Giuseppe Melis e continua col calcio di rigore trasformato da Farris. Icnusa 3, Jescafé 2. Andiamo adesso all'occasionissima, la duplice occasionissima avuta da Icnusa Team. Mingoia, Saltamata che è bravissimo a restare in piedi, respinge il tiro, poi Zakhedu, Fontana lo mura, pallone adesso per Argiolas che spara col mancino ancora Mata strepitoso e poi Mura sul palo. All'Icnusa qui sarebbe servita un po' di fortuna. Da quest'altra parte il pareggio del Jescafé realizzato da Farris, doppietta per lui il rigore chiamato dal VAR. Al 40° altro calcio di rigore, questa volta per l'Icnusa Team, lo va a realizzare Giuseppe Mura, e chi se no. Al 49° è di nuovo parità al campo seminario arcivescovile di Cagliari. A trovare il gol è Fabrizio Farci in mischia dentro l'area di rigore. Ormai sembra fatta per andare ai calci di rigore, ma Maurizio Zakhedu al 50° si troverà nel posto giusto al momento giusto. L'ex centrocampista del Ricciolo Consulenti d'Immagine riuscirà a trovare la rete che spedirà l'Icnusa Team in semifinale. Prossimo avversario giovedì prossimo, il Novo Winter.